Buongiorno, guardate che bel mazzettino di chiavi. Oggi è Stefano, vogliamo farvi vedere una tecnica particolare. Diciamo, il mare secondo noi non ci convince, però. Oggi non era proprio il top, Il diciamo. top. Vabbè, però avevamo soltanto questa giornata libera. Proviamo a prendere due polpacci, vediamo che succede. Con una tecnica molto particolare. E stiamo utilizzando anche due cannine che non abbiamo mai provato e che secondo noi potrebbero andare bene. Ora le proviamo in pesca. Vediamo soprattutto che succede. Andiamo nel luogo di pesca, anzi, ci siamo già Andiamo. nel luogo di pesca. Giriamoci. Giriamoci. Metteremo anche la telecamera subacquea, quindi vedrete un po' di scene simpatiche. Speriamo di non lasciarle sul fondo. Speriamo. Per la pescata di oggi utilizzeremo delle totanare molto particolari, dai colori accesi e con degli ami privi di ardiglione. Una simile alla classica totanara, l'altra simile a una piccola aragosta. Tramite una girella molto particolare colleghiamo due totanare ed un piombo. L'azione di pesca è molto semplice. Una volta arrivati sul punto di pesca ci si ferma e, individuata la direzione dello scarroccio, si comincia a pescare tutti e due dallo stesso lato, facendo saltellare l'esca sul fondo. L'azione di pesca è molto molto semplice. Quello che facciamo, praticamente scarrocciando, però servirebbe uno scarroccio lento. Ogni tanto andiamo a muovere la canna su e giù per poter far alzare la totanara e stimolare quindi il polpo a uscire dalla tana. Però se c'è, ce ne accorgiamo subito. Cominciamo così a pescare su un fondale di circa 35-40 metri, non sapendo che però sul fondo c'è un letto di posidonie e non è l'ambiente ideale per i polpi. Degli strani strappetti sulla canna mi fanno intuire che c'è qualcosa che non va, e in effetti le totanare stanno strappando la posidonia. In questi casi controllo sempre l'esca, e la presenza di posidonia ci fa capire che dobbiamo spostarci di qualche centinaio di metri. Decidiamo di spostarci più a largo, su un fondale di circa 50 metri, dove il fondo è completamente diverso, più sabbioso e ricco di conchiglie sul fondo. E infatti questo, che sembra essere il posto giusto, ci regala subito una bella sorpresa. Grande Ste, Ci no, dovrebbe ci dovrebbe essere, ci dovrebbe essere. quando fa così, quando Aspetta, fa io così mi c'è. appropinquo. Propinquati. Vediamo un po' l'esca meravigliosa. Attenzione che io ho una manina. È grosso o piccolo? No, piccolino, No, ragazzetto, però ragazzino. tutto fa brodo. Vai, vai. Là. Questo Gli è c'è. piaciuto, gli Mi è è piaciuto. piaciuto. Saresti mai immaginato di diventare attore? E ci abbiamo anche un murice. Vai, primo polpo dopo 5 secondi. Stai, questo è piccolino, vero? Questo è piccolo, gli facciamo fare solo l'attore. Solo l'attore, vai, una Non bella ripresa, sei fai, famoso su per oggi YouTube. non fai l'ingrediente. Vai, vai. Ciao ragazzo. Andato? Sì. In una nuvoletta Pure, d'inchiostro. ha pure spruzzato. Esatto, ma che bella cassettina, dove? Abbiamo portato pure il barattolone per i polpi. Questo è proprio per i polpi, così non possono aprire il tappo. Però Almeno possono aprire quello no. sotto. Almeno, è vero che sono intelligenti, come dice qualcuno, io non ci ho mai fatto caso. Però diciamo che gli sfidiamo l'intelligenza del polpo con questa cosa, dai. Nonostante il primo polpo di Stefano, in realtà lo scarroccio è davvero forte e l'esca si muove molto velocemente. Decido quindi di cambiare qualcosina, sperando che possa funzionare. Allora, dopo il primo scarroccio, non sono molto convinto della montatura a mazzo di chiavi, come la chiamo io, e ho creato una montatura in tandem, quindi un'esca a circa 20 cm dall'altra, perché magari con uno scarroccio più forte può aiutarci in alcune zone di posidonia. Però vediamo, le riprese subacquee mi stanno aiutando molto, ci stanno aiutando molto, anche se qualcuno non vuole collaborare. Questa montatura, diversa dalla prima, non sembra migliorare molto la situazione. Infatti, il fondale è molto alto e comunque lo scarroccio veloce. Però qualche pesce, qualche animaletto è molto più curioso delle nostre esche, come questa sogliola. Stiamo scarrocciando lentamente con la barca e facciamo ogni tanto fare qualche saltello all'esca, in modo che il polpo comunque sia interessato. Se dovesse vederlo, ce ne accorgiamo perché quando facciamo il saltello sentiamo un po' più duro.
a quel punto diamo una bella ferrata per far sì che gli ami si aggancino poi nel polpo stesso e riusciamo a tirarlo. Intanto sul fondo le totanare hanno suscitato la curiosità di un banco di pesci, ma non sono gli unici ad avvicinarsi curiosi alla nostra esca. Guardate cosa arriva dalla destra. Un polpo esce completamente dalla tana, insegue l'esca, che si muove purtroppo molto velocemente, e infine la afferra. Il polpo ha attaccato deciso, creando un ombrello intorno all'esca. Appena la prende, si mimetizza con la macchia sottostante. Eccolo. Sì, sì, mamma mia. Aspetta, t'assisto? Mi assiste. Durante il recupero è fondamentale essere costanti e non mollare mai la presa, altrimenti gli ami, privi di artiglione, si sganceranno dal polpo che se ne andrà via libero. Non lo so. Eccolo. Così come l'altro, questo polpo ha preso entrambe le esche ed è stato facile tirarlo su. L'importante è tenere sempre la tensione giusta. Di tutta l'attrezzatura poi ve ne parlo nel prossimo video, dove faccio un video specifico per farvi capire bene come fare questa tecnica. Stiamo utilizzando delle cannettine che hanno una punta molto morbida, però non lavorano di punta, lavora praticamente il fusto della canna. Questo consente di vedere bene quando il polpo si attacca senza strattonare troppo l'esca, quindi la punta è morbida nei primi, diciamo, 40-50 gradi, e poi comincia a lavorare tutta il fusto della canna per tirare su poi anche polpi importanti. Se ci fossero! Dove sono i polponi? A parte quello lì che sarà, quant'è? 1,5 chili forse. Lo scarroccio è forte, però lavorando col motore elettrico riusciamo a fermarci, ecco perché stiamo pescando uno da una parte e uno dall'altra. Oltre ai polpi, ovviamente anche le seppie cercano di attaccare le nostre esche, però il fondale è molto alto e non si riescono a sentire, soprattutto perché la telecamera fa attrito, però è molto interessante vedere come le attaccano senza alcun tipo di paura. Da 50 metri di fondo una seppiotta così piccola non si sente neanche sull'esca. E al primo strattone molla la presa, scappando veloce. In realtà sul fondo c'è un altro polpo che ci aspetta, e appena la barca si ferma per 10 secondi non esita a uscire dalla tana ed attaccare. Ste, corri! È un polpone! Eccomi! Beh, speriamo di non... Aspetta che ho messo un bagno così... Così non si spaventa. È lui? Donna. È lui. Una volta agganciato. Bello. Oh, finalmente. Questo è un polpo serio, mamma. Finalmente. Che goduria. Questo è un bel polpo, Facci vedere l'utilità del... Occhio, se ne va, Ecco qua. Adesso voglio tornare a far bagno al mare e invece qua nel barilotto a vide. Vediamo se riesce a uscire, non credo. Là. Questo è comprato dai cinesi, ovviamente. Dai cinesi, ovviamente. Di marca cinese. Di marca cinese. Sì, comunque è una marca, Gabbiano che sta lì, che ci spera. Oh, mi sto divertendo un sacco. Comunque come ci fermiamo, acchiappano. Sono ritornato ai miei colori iniziali. Sto rosa mi piace molto. E poi ho aggiunto un pezzettino di sardina qui tra diciamo le due lastrine di bacon puzzola. Mo c'è proprio un odore raccomandabile. Possiamo uscire la sera in discoteca con questo odore, vero? Assolutamente. E le totanare più la strisciolina di sardina non possono che attirare subito un bel polpo che esce dalla sua tana e si va ad aggrappare all'esca. Quel buco che vedete circondato da conchiglie e sassoline è la tana del polpo ed è facilissimo riconoscerla. Il polpo cerca di riportare la preda nella tana, ma non fa in tempo perché io sono più veloce a tirarlo su. Caro Stefano, sta andando malino? No, funziona cambiamo, qua il mazzetto di... Vieni, va che è arrivato quasi. Corri, arrivo. Il polpo è molto delicato perché negli ultimi 5 metri gli piace staccarsi. Un polpettino. Sembra un cappone. No, proprio picciò questo qui. Vedete? Preso benissimo. Gli ho messo un pezzettino di sardina. E gli è piaciuto particolarmente. Ora vi faccio vedere come
si allamano bene. Funziona questa tecnica. Certo, dove sono i polponi giganteschi? Ovviamente i polpettini così piccoli li rilasciamo, così come abbiamo fatto con l'altro. Anche questo, piccolino, che fai? Mo ti rilascio. Guarda che fa un po' l'equilibrista. Sei pronto per questo rilascio emozionante? Ciao. Mentre io mi diverto con i polpi, Stefano non prende nulla perché ha deciso di voler provare con l'incico e non con le totanare. Ma mentre recupero, anche io sento qualcosa. L'ho buttato, mi ha dato, attenzione. Però può essere che fosse. Può essere che fosse un'alghetta, vediamo. Ma non è un'alga, con la voracità tipica della specie, un grosso scorfo rosso attacca la mia esca. Non so come sia possibile, ho preso ho allamato un pesce, mo dire che l'ho preso, che qui non ci abbiamo ami con l'ardiglione. Cioè, incredibile, mi ha seguito due volte con la totanara, con la polpara. Stai, corri. Aspetta che devo tirare su, sennò mi cambia tutto. Cioè, due volte mi ha seguito. Ci siamo quasi, questo deve essere veloce perché non c'è ami, non c'è ardiglione. Vediamo un po'. Guarda, il cappone. Capponazzo grande, oltretutto. No! Era incredibile! Bello, bello. Mamma mia! Pazzesco! Che sta succedendo? Stefano, scusi? Poi mi si attacca in faccia come quando vi a pesca subacqueo. Allora, vi faccio vedere la meraviglia. Che culo, mamma mia, questa è veramente fortuna spacciatona. Ma funziona uguale. Però secondo me, perché lui ha visto comunque tutte queste cosine che ricorda un jig. Poi c'era il pezzettino di sardina. È proprio un bel pesce. Bellissimo. La solita fortuna di Loffice. Vabbè. Comunque la sto asfaltando, signore, lo sa? Lo so. La cannetta mi sta piacendo, si è comportata da Dio. Ma la gioia in barca rischia di essere spezzata improvvisamente da un evento funesto. Le esche infatti si incagliano tra due rocce e rischio di perdere tutto, anche la telecamera e i filmati che ci sono dentro. Vedete, quando si registra con la telecamera giù, la telecamera su, e quando si incaglia sono dolori veri. Allora io ho il terrore di tirare. Aspetta, andiamo un altro po' più là. Perché è vero che il terminale è più sottile, però. Ma fortunatamente, dopo 10 minuti di prove, riesco a liberare tutto. Miracolo, miracolone! Ho fatto tipo due botte, e si è smollato. Che fortuna, mamma mia, il terrore. Devo perdere i filmati, soprattutto. Quello era il terrore. Via, via, torno a casa. Non ce lo metto più la telecamera. Allora, questa è l'arma vincente. Questa ha preso tutto, pure il cappone. Ragazzi, questa pesca mi sta piacendo un sacco. Comunque sono abbastanza fortunato, vero? Giusto? Abbastanza. Abbastanza. Come fa di cose compromettenti. Allora, seconda teoria la prima teoria era quella che ci possiamo inventare quello che vogliamo, ma se i polpi non ci sono non mangeranno. La seconda teoria, prego, la elabori. La seconda teoria è che se i polpi mangiano dove mangiano i capponi, probabilmente i capponi mangiano dove dovrebbero mangiare i polpi. Per la proprietà transitiva. E io sento qualche botta di nuovo. Ma come mai lei con il suo incico non mi vuole aiutare? Ce l'ho ancora in mano. Cioè, non ci credete, mi ha mangiato un altro cappone, ma questo era ancora più grande di quello di prima. Adesso facciamo chi è più veloce a prendere il cappone. Vai, corri, sono più veloce! Lo straccerò! Sì. Tu già sei pronti dove innescare? Ah! Non sta mangiando questo maledetto cappone. Ci dobbiamo rimettere a polpi. No, adesso è una questione di principio assoluta, eh. Vieni da me! Cappone, cattivo. No, lui è cattivo. No, basta. L'ha preso lui. Dai, su, di scoprirlo. Tiralo su. Tu magari prendi. Non lo prendo. Coppo.
Non sento che te stai. Ma hai inchiappettato il cappone. E ce ne sono altri. Non te preoccupare. È un cappone. È un pappone, un pappone. Eccolo. Così tratta solo di vedere qual è il più grande. No, ma non sai che fratello. No. Magari se non me lo dai addosso. Ah! Sarebbe... Mannaggia, mi ha fregato. No! Basta! Dai, butta, butta, basta butta, che ce ne sono altri. Maschio o femmina? Maschio o femmina, vediamo un po'. Fai, fammi vedere un fatti fare un video vicino ai capponi, ci vado malvolentieri. Basta però, eh, basta. Qui dobbiamo pescare i polpi, non i capponi. Io mi metto a polpi, va bene, fai come vuoi. Preso anch'io. No, incredibile, raga, mi sto divertendo da pazzi. C'ho il terrore che si slami e si slamerà, infatti. Non si deve stare. Corri, prendi il retino! Adesso si stava dando per tu, lo vedi perché? Lo vedi perché poi peschi di più? Perché quando sto pescando tu mi interrompi. Ma scusa, pure io il retino l'ho usato. No, 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 no. Ma tira, tira, non ti fermare, ferma. Oh! Bello. Allora vediamo dove mangiano. Prendi solo i maschi. Solo i maschi prendo. No, vabbè, dai. Per chi non ci crede, funziona alla grande. Oppure questo pure ha lamato anche bene. Ecco, questo l'ho lamato benissimo e non si poteva staccare. Attenta alla faccia, sì, sto un po' a te. Proprio un bel cappone grande questo, buonissimo soprattutto. Maschio, quindi neanche c'ho rimorsi di coscienza. Un po' sì. Mo' me ne va bene i rimorsi di coscienza. Pareggio! Vabbè, il pesce non è preso finché non è nella padella. Tanto pareggiato fino qui. Ci faccia vedere. Ma che hai preso? Una perchiona? No. Ale! Ale! Oh, sei incavolato? Sicuramente. Ma... Se lo fa uno lo fanno tutti. Allora è finita la frenesia alimentare fra me e Stefano. Alla fine abbiamo pareggiato 2-2 con i capponi. Però io li ho presi con le totanare, quindi sono stato più bravo secondo me. E vale doppio. Vale doppio. No, adesso ce ne mettiamo a fare una piccola scarrocciata a polpi. Però il mare sta veramente, si è veramente ingrossato. Motivo per cui prima non riusciamo a prenderli. Non è che ora potrà migliorare la situazione. Il problema è che per i polpi bisogna stare praticamente fermi. Come vedete ci muoviamo, balliamo. Però con le totanare io l'ho asfaltato questo ragazzo qui. Allora, visto che me lo chiedete sempre, vi facciamo vedere il bottino della giornata. Si vede già qui. Allora, alla fine il abbiamo... bottino di così non si, non si poteva. La panica. Alla fine abbiamo ributtato 2 polpi e un cappone. Ce ne siamo tenuti solamente quelli più grandicelli. Eccoli qua, come pizzicano. Cosa ti ritara? Un chilo e due. Abbiamo tolto uno per uno. Quant'è? Leggetelo voi, io non lo leggo. Non c'è coraggio. Un chilo e 320, vabbè, dai, stiamo 100 grammi. Tutti uguali. Invece il cappone più grande, vediamo quanto pesa. Qui ci stai rischiando la vita. 800. 800 grammi. Virgola. Comunque io mi sono divertito un casino oggi, soprattutto abbiamo provato queste esche strane che non se riesco ad aprirle. Sto il famoso mazzo di chiavi. Mazzo di chiavi. Prende però, tutto, questo prende tutto. Prende tutto. Il mazzo di chiavi funziona bene. Le chiavi del paradiso queste. E invece le canne mi sono piaciute molto. Comunque nel prossimo video vi faccio vedere tutta l'attrezzatura, vi spiego come fare bene questa tecnica, perché poi ci siamo un attimo come si dice? Inventati 2-3 montature in tandem, messa un po' così, e ha funzionato benissimo. Peccato per lo scarroccio. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ah, comunque, una delle prossime pescate, mo col mare calmo andiamo a prendere polpi più grandi, che oggi non si poteva fare niente. Però con le cannette bisogna provarle con le tracinone. Se avete idee di come fregare le tracinone, scrivetecele nei commenti con quale esca utilizzare, così noi ci andiamo. Alla prossima, ciao!